Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay. Oggi siamo su Undying, un gioco in Early Access disponibile su Steam, 16,79€ il pezzo. Io lo sto giocando da Epic Store. È un gioco, possiamo definirlo un sopravvivenza roguelike, insomma, dove interpreteremo una madre che è stata infettata dagli zombie e quindi con il tempo contato, ma con un figlio da crescere, appunto, a cui insegnare ancora molto. È un gioco che è in Early Access e vorrei specificare, dato che su Epic Store viene segnata l'italiano e mentre su Steam no, voglio confermare che non c'è l'italiano, ma il fatto che ci sia in Epic Store mi fa ben pensare sul fatto che una volta che uscirà dall'Early Access potremo averlo anche nella nostra lingua. Comunque i livelli di difficoltà sono tre, il challenge che è quello più sfidante, la storia è solo per godersi la storia e il survival invece per quelli che amano i giochi survival. È un gioco di cui si dice gran bene, andiamo a vedere se è vero. È stato 4 mesi dall'outbreak, da quando la, non so, la rivolta ha colpito con la prima ondata. Ma è sembrata una vita, non 4 mesi. Per tenere così tante persone al sicuro, più sicuro possibile, i militari hanno convertito le stazioni delle metropolitane in campi di rifugiati. Pianificano di estrarre ogni campo fino a quando hanno estratto ogni persona nelle aree infette. Siamo in un apocalisse zombie, insomma. Oggi il nostro gruppo è stato estratto. Mamma, dove stiamo andando? Questo è Cody, il nostro figlio. Da qualche parte di sicuro, insomma. Il papà sarà lì? Io spero. Questi sono zombie. Cody, dietro di me, gli morde un braccio. Ma la mossa ormai non la portano più via. Cody, quella macchina, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Vai, parti, parti, parti. Sì. In quel momento tutto quello che volevo era tornare a casa. Ma andiamo a vedere. Questa è una grafica non voxel, scusate, shader. Molto carina, secondo me. E ripeto, è un gioco di cui parlano tutti molto bene e io voglio portare anch'io la mia prova. Dall'inizio, ovviamente, è un gioco sicuramente approfondito, però le prime impressioni sono sempre quelle che danno un'idea di quello che può essere questo gioco. Ok, dovremmo essere a posto, abbiamo bisogno di sistemare le altre cose. Mamma, sono spaventato, quei mostri. Oh, Baobei. Perché lo chiamo Baobei? Vabbè, siamo salvi ora. Mamma è qui per metterti al sicuro. Mamma, il tuo braccio non è niente, è solo un graffio, è tutto. Perché non pensiamo ad altre cose? Guardiamo cosa possiamo trovare intorno alla casa, ok? Ok. Dai, andiamo a vedere. Ok, la visuale è isometrica, WASD. Possiamo fare un check guardando, premendo le varie taste, i vari tasti. Hold to open, Cody open. Ah, posso farlo aprire a Cody. Ok, mamma, guarda, ci sono dei cracker. Ah, ok, open. Ah, li posso fare aprire a lui, chissà perché, però lui non li raccoglie. Io raccolgo i cracker e raccolgo l'acqua, che è tutta cose di sopravvivenza. Va ancora alla televisione, quindi penso, presumo, possa saltare la corrente da un momento all'altro. E poi ci sono, immagino, anche i cicli giorno-notte. Qua raccogliamo un po' di roba. Check bag, quindi guardiamo quello che abbiamo premendo B. Qua abbiamo lo status. Quindi i nostri due personaggi. Handling con la vita, il cibo e l'acqua, e Cody.
Cody ovviamente gli mancano i punteggi di attack power, damage reduction, attack speed, moving speed, defense bonus e attack bonus, quindi tutte quelle parti di sopravvivenza, diciamo. Allora, mentre Cody skill, abbiamo anche delle abilità anche per lui. Completa i seguenti compiti per sbloccare il crafting. Quindi dobbiamo insegnare a Cody come sistemare a casa, ok, o le cose, diciamo, nel giardino. Insegna a Cody come fare 8 di cibo alla food bench e lascia craftare Cody 15 cloth, strisce di cloth nella sua alla tool bench, insomma. Va bene. Guarda se trovi il supply che puoi raccogliere. Vabbè, intanto vediamo. Hold to fix. Cody fix. I need cloth, strip, charcoal, metal plate. Ok, potevo farle sistemare anche a lui, ma... Vabbè. Ok, l'ho fatto raccogliere a Cody, ma ce l'abbiamo anche noi nello zaino. Starch. Ok, abbiamo raccolto un po' di roba. Continuiamo a dare un'occhiata. Operate. Ah, possiamo riparare. Questa è la food bench. Ci serve del legname, dei rottami. E qua possiamo bollire l'acqua e cucinare il cibo. È fighissima sta cosa. Vediamo, no, nel refrigerator non abbiamo dentro niente. Qua abbiamo, tieni premuto per sbloccare, bisogno di un lockpick. È tutto, non c'è niente qua in casa. I need a weapon. Ok, vediamo, abbiamo ancora qualcosa. No, andiamo di qua. Pick. Abbiamo raccolto un po' di roba, che sono gli scraps. Storage box, dove possiamo mettere la roba. Qua sotto abbiamo la mappa delle cose che abbiamo. Qua abbiamo il diario, la tech guide, come craftare le varie cose, e l'item guide. Ok, possiamo aprire qua? No? No, però possiamo andare qua. Accogli. Hold to open. Ok, abbiamo raccolto wood. Puoi insegnarmelo, mamma? Ok, mamma, è la macchina di papà. Che cosa è successo? Sembra che l'abbiano distrutta, insomma. Si prenderà sicuramente un colpo quando la vedrà. No, non c'è... Posso chiedere se posso sistemarla? Ok. Sembra che non ci sia niente di rimasto al primo piano. Qua possiamo operare la workbench, ma ci mancano un po' di materiali. Però qua c'è la scala, quindi andiamo a esaminare anche cosa c'è di sopra. Una sorta di survival guidato dalla storia. Un piccolo santuario di Buddha Jacob che ha comprato per me. I santuari portano le memorie della famiglia. Puoi usarli per salvare manualmente i tuoi progressi. Quindi io salvo. Con la campana, quella tibetana. Vabbè, lettera. Oggi è il nostro anniversario di matrimonio. Sono sorry, ci dispiace che non possiamo essere qui. Ma è troppo lontano. Baba mamma. Dai genitori, ok. Non sono arrivati. Vediamo cosa c'è anche qua dentro. Ecco, aspetta, posso farlo aprire a Cody? Gliele faccio fare le cose così le impara e poi magari andando avanti faremo lui. Non lo so. Old fix. No, ci serve roba. In bagno non deve andare nessuno? No? La stufetta che consuma un botto la lasciamo lì. Qua si può dormire nel letto, ma non so se si può. Recuperiamo anche questa roba. Altro legname. E lui continua a dirmi che vuole imparare. Allora, Cody, apri. Ah, guarda, un po' di rottami, ok. Non è rimasto niente al secondo piano, ok. Non c'è un terzo piano, quindi scendiamo e andiamo a vedere se riusciamo a riparare qualcosa. Io direi che... Sembra che abbiamo preso tutto.
provato anche nella rete, ma la porta è bloccata. Credo che abbiamo perso la chiave. Penso che dovremmo stare calmi. Dovremmo cercare nel vicinato se troviamo qualcosa per. Ok, world map to the street. Ok, to the street. Vediamo se c'è nel vicinato qualcosa che ci servirà per aprire la porta. Ok, ci serve un piede di porco. Vabbè, andiamo a vedere qua nella macchina se c'è qualcosa. Ah, qua possiamo addirittura prendere il. Un po' di gasolio, di benzina. Ok, senza la tanica, va bene. Qua non c'è più niente da prendere. Vediamo un po' lo zaino. Ok, abbiamo già un po' di roba, eh. Non abbiamo medicinali. Vediamo un po' cosa c'è qui. Pick. Bottiglia vuota. Possiamo. Ah, posso tenerlo? No. Gli faccio prendere un po' d'acqua. Ok, abbiamo riempito l'acqua. Abbiamo l'acqua però che io non berrei perché va bollita. Faccio aprire Cody. Non so adesso che cosa cambi se continuo a far aprire a lui la cosa, ma io intanto recupero roba. Perché comunque gli scrap in legno ci servono. Bello che l'urto proprio così con anche il rumore. Ok, abbiamo preso del lockpick che ci serviranno in casa. Queste persone sono. Oh, vabbè. So che è dura, tu non dovresti vedere questo. Che cosa? Quest'uomo sta tenendo un lockpick. Possiamo usarlo per sbloccare la porta sulla retro senza usare la chiave. Ok, sì. Sì, però io voglio dare un'occhiata a vedere se trovo anche altro perché. Cloth strip, no, tutta roba che mi serve per sbloccare. Vabbè, qua c'è il giornale. Possiamo prendere altro gasolio. Qui no. Vediamo, qui c'è pick. Una vecchia foto. Cioè, sembra come impressione mia un survival guidato al momento, che poi magari si aprirà più avanti. Però sembra proprio avere una bella atmosfera, senza dubbio. Il fatto anche che dobbiamo insegnare a lui il fatto che non sappiamo. Vabbè, qua tutto, il vicinato è tutto fatto, quindi possiamo tornare in casa. Proviamo, vediamo un attimino che cosa si fa. Sì, è un gioco che va sicuramente approfondito, va giocato di più. Però. Non è male, la musica è bellissima. Allora, andiamo ad aprire la porta, vediamo se ce l'apre in automatico. Ah, scusa, ma non posso insegnarlo a lui? No, devo farlo io. Forza. Vediamo se il. Me l'ha tenuto, no, me l'ha bruciato. Ok, abbiamo finito i medicinali. Questo tiene premuto per aprire, vediamo che cosa c'è. Bende. Bende. Questo è un localino dietro, una sorta di veranda. Andiamo a vedere che. Invece uscendo proprio dall'edificio è cambiata proprio la visuale. Allora abbiamo gli zombie e abbiamo anche un generatore. Oh mio Dio, uno zombie. Cody, stai dietro. Mamma, sono spaventato. Non preoccuparti. Fortunatamente è bloccato in una trappola. Stai indietro. Mamma ci penserà a lui. E adesso ti sistemo io. Un'arma, ora guarda come si fa con gli zoom. Devo equipaggiarla. Select. Vai. Target lock. Switch target. Non mi dice il tasto. Ah, col tasto destro. Tanto noi siamo già infetti, quindi non è che. Molto bene. Cody, guardami. Tu sei al sicuro. È ok, sei al sicuro ora. Mamma ti prenderà. Si prenderà cura di te. Cody, grazie, mamma. Mamma ti curerà sempre.
Vabbè, generator, check generator, non c'è elettricità nella casa. No, ora c'è. Ok, quando non ci sarà ci dovremo mettere il carburante. Ora diamo un'occhiata a cosa c'è qua dentro. Allora, non ho letto cosa c'era scritto, però lì dentro dice che è chiuso. Qua si può coltivare. Qua abbiamo una fionda. Abbiamo un attacco di stanza. Ok, Cody lo facciamo allenare. Ah, scusa. Allora. Call Cody attack. Ok, quindi. I need a weapon. Sì, devo effettivamente darti un'arma. Però non so onestamente come fartela. Come dartela l'arma. Quindi Cody. Combat. No, vediamo un po'. Ho una fionda. Cody equip. Ok. Vai. Con la Q vedete che Cody attacca. Ci mette del tempo, ricarica. Bene. Bene. Buon lavoro. Ah no, è rotto. Pensi che papà si arrabbierà? Ha speso tanto tempo per farlo, non preoccuparti, lo sistemeremo. Sarà il nostro piccolo segreto. Ma perché poi è bello, perché poi, vabbè, potete anche ripararlo spendendo il materiale che abbiamo raccolto finora, però. Raccolgo la trappola. La metto in tasca. Vabbè, questo è l'interno. E direi che qua si può coltivare, ma al momento non abbiamo ancora abbastanza per coltivare. Quindi torniamo all'interno e vediamo se riusciamo a risolvere qualche problema. Adesso andrà via la corrente come minimo. E lei è proprio messa male però col braccio. Cody, non penso che dovrebbe esserci niente in TV. Mamma, guarda. È una trasmissione emergenza, estrazione numero C52 fallita, tutto il personale sopravvissuto si prepari per un'estrazione di emergenza. Ripeto, estrazione di emergenza. Possiamo andare al posto sicuro, insomma, sa. Dov'è questa estrazione? Ah, ok, è un loop. Ok. Dobbiamo tornare alla metropolitana. Il campo dei rifugiati deve essere là da qualche parte. Bene. Need to explore subway. Ok. No, voglio riparare il tavolo. Posso? Ma no, questo è il tavolo del riciclo. E quello del cibo volevo fare. Posso farlo? Broken food bench. Lo possiamo fare? Lo facciamo fare a Cody? No, non lo fa. Lo fa lei. Lo fa solo lei al momento. È come giocare una sorta di, non so. No, non voglio citare giochi per PlayStation su zombie. Però diciamo che in un po' stile roguelite, un po' stile PC, potrebbe anche assomigliare. Voglio nominare. Abbiamo bisogno di esplorare. Ok, andiamo alla mappa del mondo e vediamo cosa succede quando si esce dal quartiere. C'è una cassa che non abbiamo visto. Tengo premuto, vediamo cosa c'è all'interno. Ok. World Map. Ah, City. Non esplorata. Potrei anche del cibo. Ah, no. Cioè, qua non mi lascia andare, dice. Dobbiamo andare in un luogo più vicino, quindi niente, non possiamo andarci. Proviamo ad andare di qua. Vediamo se troviamo qualcosa da questa parte. Ah, questo è uno zombie. Quando la fatica di Handling si alza, va in stato di stanchezza. Se rimane in questo stato per troppo. Ok.
andare a dormire. Cosa mi sta succedendo? Mi sento come qualcosa si stia prendendo me. Sono così stanca, devo tornare indietro, ho bisogno di riposo, quindi niente. Ok, andiamo Cody. Bellissimo, perché gli dovete dare anche la mano, a parte le mazzate che sto cercando di dargli, quindi lo porto via, perché lui adesso è andato in paranoia, perché ci sono gli zombie, quindi me lo devo portare via. E torniamo in casa. E andiamo a dormire. Adesso non è più spaventato perché siamo andati via dagli zombie. Comunque, andiamo a dormire e vediamo. Vediamo. Lo so che hai fame. Mi spiace. Mette anche piuttosto tristezza come storia, perché alla fine si sa che lei, salvo colpi di scena, è condannata. Ok, consumiamo del cibo quando dormiamo. Devo capire anche come fare a pulire quell'acqua. Non ci sono zombie in vista. Va bene, perfetto. Andiamo giù. Continuiamo a esplorare. Posso mettere l'acqua. Select. Ah, ok. Confirm. Lo fa Cody. Me la faccio fare a lui. È bella questa meccanica, dove comunque bisogna insegnare anche a lui. Ok, abbiamo l'acqua. Abbiamo l'acqua. Che va a unirsi alle altre. Ah, massimo C. Ok, Cody skill. Abbiamo sbloccato qualcosa. Survival tab. Ok. Survival. Ok, dobbiamo completare tutte queste cose per aumentargli le varie caratteristiche di combattimento, quindi una volta che lei uccide 15 zombie, ok. Ah, qua dice anche come obiettivo sistema il target e fai un po' di pratica. Quindi addirittura, vabbè, tanto qua l'abbiamo sistemato, magari riusciamo a sistemare il bersaglio e fargli fare anche quell'obiettivo lì. Sì, è molto più indirizzato, almeno quanto mi sembra, rispetto ad altri. No, mi manca legname, non riesco a sistemarlo al momento, ma lo faremo. Rimando comunque anche in futuro, insomma, se vi va, fatemi sapere se qualcuno di voi lo ha giocato, è andato avanti, magari mi sono perso delle cose, non lo so. E se qualcuno può dirmi magari anche più avanti se il gioco si apre va solo con la storia, lo chiedo a voi, perché magari qualcuno che lo ha già giocato, magari l'uscita, perché è appassionato, un gioco per appassionati secondo me è questo, magari lo ha già giocato e può dare qualche anteprima, diciamo così, anticipata su come è questo gioco. Lo zombie, prova un po' a colpirlo. No, allora vado io a dargli una mano. Ah, devo fixarlo io con qualcosa per andare su e abbattere lo zombie. Niente, non c'è più nulla qua da vedere. Vediamo se mi fa fare il viaggio nel mondo. Cody, vieni. Poi dispiace perché sta proprio Scarpile. Oh, Cody, vieni via. Per favore. All to open. Casca. Vieni, andiamo. Vediamo se riusciamo ad andare da un'altra parte. No, non si può andare neanche da questa parte. Può entrare nella casa di terzi, no? No, però c'è qualcosa da scarpare anche. Ah, c'è qualcuno lì. Raps, vediamo, perché si può anche cambiare roba. Bussiamo, vediamo cosa succede. C'è qualcuno lì? Sono Mary, puoi darmi un po' di acqua? Sto morendo di sete. Povera ragazza, fammi controllare, grazie. Gli abbiamo dato l'acqua? Ok, gli dobbiamo dare due. Va bene, diamogliela. Grazie, Annie. Prego, perché sei qui tutta sola? Mamma e papà sono andati a cercare cibo qualche giorno fa. Ho sigillato la porta. No, loro hanno sigillato la porta, ma non sono ancora tornati.
Sei stata molto coraggiosa, Mary. Sono sicura che i tuoi genitori torneranno presto. Se hai bisogno di qualsiasi altra cosa, fammi sapere. Grazie. C'è ancora un po' di cibo, non c'è acqua. Vabbè, sì, non ti dico quello che penso, ma secondo me non torna. Allora, posso raccoglierli? Il backpack è pieno. Merda. Allora. Troppo. Voglio buttare un po' di roba perché. Cody use. Mangia. No! Mi prende il tomato seed. Trappola degli orsi, la metto lì che. È una scherzone, gli ho fatto. Vabbè, andiamo a casa, va. Andiamo a casa che piantiamo i semi e proviamo a sistemare qualcos'altro dato che abbiamo troppi oggetti. Non si passa. Passava prima, ma va bene. Dobbiamo trovare il modo anche di viaggiare. Anzi, vabbè, facciamo velocemente sta cosa e poi proviamo ad andare via. Però mi sa che è ancora lontano. Vediamo un po'. Questa è la bench? No, dov'è che era l'altra bench? Questa qui? Operate, la possiamo fare? Sì. Falla tu, Cody. Ah no, bisogna di recycling 2, ok. Deve salire di livello anche lui. Interessante anche questa cosa. Ok. Possiamo operare, possiamo creare la crowbar. Mannaggia, ci servirebbe tantissimo questa per aprire la valigia lì fuori. Vabbè, otterremo del metallo. Adesso, la prima cosa che voglio fare, prima di provare di nuovo con la mappa, è uscire all'esterno e vedere se riusciamo fuori dalla veranda. Non è bellissimo perché l'interno qua ce lo carica già prima, ma poi ci fa il caricamento dopo. Vabbè. Comunque, all tools. No, ci manca la pala per piantare, quindi non possiamo ancora piantare. Possiamo sistemare il centro? No, perché abbiamo consumato tutto il legno che avevamo. Il carburante si funziona ancora, quindi non è un gran problema. Adesso proviamo a uscire a vedere se a quest'ora del giorno, quindi alle 14:40, riusciamo ad andare ancora. Posso andare qui? FGO. Ok, go to the city. Un'ora. Conferma. Andiamo. Sembra che si sia che sia tutto calmo come dopo un terremoto. Dobbiamo andare verso la metropolitana. Entra in stealth per evitare che i nemici ti becchino. Ok, fammi vedere cosa. Beh, tanto lui deve vedermi uccidere gli zombie, quindi. Ok, lui si riprende. Mamma, stai sanguinando. Voglio provare a dirgli shit. Mamma. Questo cambierebbe. Sì. Ok, cambia tanto, dice. Fortunatamente adesso il suo morale va bene. Però occhio che quello che rispondi potrebbe influenzare il morale di Cody. Andiamo nel metro. Search the subway. Andiamo. Pick. Ok, c'è un diario. Io non vi leggo nulla perché non voglio spoilerare nulla. Però abbiamo trovato Jacob. Un'informazione su Jacob. Che culo, tra le 1.000 persone. Sta spiegando che cosa sta succedendo, un flashback. Io vi salto la storia, poi se volete rallentate il video, ma non voglio spoilerare nulla. Poi ovviamente il gioco è in early access, quindi dovrà essere. Hai finito e completato. Però generalmente giochi di questo tipo vengono completati molto più in fretta rispetto a quelli che sono giochi più di base building o di search building, o proprio un survival non guidato da storia. Ecco, questo mi sento di dirlo, poi magari ci metteranno tanto comunque, però dell'alcol di lì non si può andare perché questa è la metro. Ok. L'ho percosso rudemente. Poi non mi piace tanto questa cosa che devi sistemare ogni cosa per poter raggiungere una zona. Mi fa pensare un po' agli Skylander.
se dovevi avere Skylander giusto per raggiungere un'area di gioco. So che non c'entra niente, però è una meccanica che mi ricorda quello. Il fatto di avere un sacco di materiale per andare dove magari potresti andare normalmente, magari facendo un saltellino. Comunque, tanto stiamo continuando a recuperare roba. Vediamo cosa possiamo fare con questo vestito. Drop, no. Probabilmente possiamo anche commerciare poi con della gente che magari incontriamo e comunque questo ha del legno. Qua non possiamo fare del legno, qua abbiamo una nota, qua c'è qualcosa, la mappa ci indica tutto. Vediamo se riusciamo a fare scrap. Scrap ancora. Mannaggia, non c'è più niente qua. Cioè, nella metro non c'è niente. Cioè, dice di andare qui e esaminare la metro per cercare informazioni su chi potrebbe, dove potrebbero essere andati gli altri. Il problema è che non posso andare lì. In nessun caso, quindi. Ah, eccola qua, le note vanno lette. Non si va avanti. Ah, ma va avanti di qua. Ok. Mi legge un'altra nota. È tutto chiuso. Sono arrivate le 21 di sera, quindi dovrebbe essere il caso anche di andare via. Guardate che metal pipe backpack is full. Facciamo così. Questa è quasi andata, quindi la droppo. Handling an equip, drop. E prendo questo. Fammela equipaggiare. Ok. Open. Aia! Ci hanno mosso ulteriormente. The shabby clothes. Vieni! Andiamo nella metro. Note. Ok. Abbiamo trovato altre informazioni. Abbiamo trovato 58 giorni, la prigione. Insomma, un altro posto dove andare. Perfetto. Possiamo andarcene? No, non è ancora finita. Perché qua c'è ammazza baseball. No, io direi facciamo una prova adesso, dato che è tutto molto, sta cadendo tutto molto a rotoli. Facciamo che torniamo a casa. Torniamo a casa e Cody? Torniamo a casa. Sì, ma è arrivato. Passa la strada e torna a casa. Torna a casa, Cody. Andiamo. C'è un posto, c'è la mappa. Sì, da qua si va. Andiamo, vediamo se riusciamo a tornare a casa. World map. Abbiamo un supermarket. Torniamo a casa. Tempo 0. Quindi praticamente sono giusto due passi. Ok, siamo nuovamente a casa. Possiamo sistemarla. Ah, possiamo sistemare la macchina e poi usare la macchina per muoverci. Interessante. Ciao. Vabbè, ragazzi. Allora, andiamo di sopra, salviamo la partita e si va a dormire dopo. Allora, questo Undying è senz'altro, vi dico subito, un ottimo prezzo per un survival, soprattutto anche piuttosto originale, devo dire. 16,79 euro li vale, assolutamente sì, e confermo quanto hanno detto anche altri, che hanno definito questo gioco piuttosto sorprendente, piuttosto inaspettato. Ora attendo anche il vostro parere, vi chiedo anche se siete magari più avanti, se avete qualche parere vostro, non mancate di lasciarmelo qua sotto nei commenti. Vedrete questo video probabilmente nel corso di dicembre o novembre, insomma, nella maratona che farò di fine anno nei giochi indie. Sto cercando di portarne il più possibile in questi ultimi 2 mesi di attività. Fatemi sapere che cosa ne pensate e alla prossima. Ciao ciao!